Ero tranquillo. Entro la fine della settimana il Parma chiuderà con lo Sporting Lisbona per il riscatto del centrocampista cileno Jaime Valdés nella stagione appena conclusa in Emilia in comproprietà con il club portoghese. Per ottenere l'intero cartellino di Valdés il Parma verserà nelle casse dei biancoverdi lusitani poco meno di 1,5 milioni di euro. Un giocatore Valdés che nella seconda parte di campionato è diventato particolarmente importante, vista la sua metamorfosi in regista capace di fare girare la squadra e di costituire il punto di riferimento della manovra gialloblu. Un'operazione, quella legata all'acquisizione di Valdés, alla quale tiene molto Roberto Donadoni, vero artefice della trasformazione alla Pirlo del sudamericano. A proposito di Donadoni, aperta parentesi, chissà come il tecnico avrà preso la sconfitta al ballottaggio del suo favorito Vincenzo Bernazzoli, per il quale aveva speso parole importanti, inaspettate e chissà quanto spontanee, poi proprio nell'ultimo giorno utile di campagna elettorale. Chiusa parentesi e torniamo al mercato. Capitolo Gabriel Paletta. Negli uffici del Parma sono diverse le offerte pervenute negli ultimi 10 giorni per il difensore italo-argentino. La società per il momento non è però intenzionata a prenderle in considerazione. Non si tratta infatti di proposte giudicate così allettanti. La posizione giallo-blu per Paletta è la stessa di Giovinco, via solo per un top club e per un'offerta davvero super. Il Parma può vendere, insomma, ma non svende. Sì, buonanotte.